Al Salone di Genova naturalmente si parla di nautica, di barche a vela e di mare. Il mare a cui tanto teniamo è un mare che è ormai sotto scacco da un nemico principale che è la plastica. E in nostra compagnia c'è Stefano Ciafani, presidente di Legambiente. Stefano, un'occasione speciale per ricordare questo problema dei nostri mari proprio qua a Genova al Salone Nautico. Sì, oggi presentiamo i risultati di questo progetto Pelagos Plastic Free per ricordare che non ci sono solo le grandi isole nell'Oceano Pacifico Atlantico o Indiano, la presenza dei rifiuti a mare riguarda anche il Mediterraneo e tant'è vero le Nazioni Unite lo definiscono una delle 6 aree più inquinate del pianeta Terra da questo problema. E abbiamo fatto questo progetto con dei monitoraggi scientifici nel Santuario dei Cetacei, che è una zona particolarmente sensibile sotto questo punto di vista, perché ovviamente i cetacei sono spesso uccisi perché sbagliano e confondono le buste di plastica, i pezzi di plastica per cibo, per meduse piuttosto che per altre cose di cui si approvvigionano. Il progetto racconta con i numeri quante ce ne sono, i nuovi problemi, la presenza ad esempio di alcuni batteri sulle plastiche che come dire, alimentano ulteriormente problemi ambientali e rischi per la salute, ma soprattutto racconta le soluzioni che si devono mettere in campo e su questo ecco insomma ci sono alcune cose che devono fare i comuni, ad esempio bene la raccolta differenziata per inviarli al riciclo. I cittadini non devono lasciare in giro i rifiuti perché poi gli eventi meteorici li portano attraverso i fiumi in mare. Le imprese devono produrre manufatti più riciclabili e facendo in modo che ci si metta in campo anche innovazione, le plastiche nuove, le bioplastiche piuttosto che le plastiche tradizionali. E le istituzioni nazionali, Parlamento e Governo devono mettere in campo quelle norme che possano permettere di, ad esempio, oggi non è possibile per i pescatori tirar via i rifiuti dai fondali e portarli in porto senza infrangere la legge. Oggi questo è un reato per i pescatori, noi dobbiamo approvare la legge salvamare che ferma in Commissione Ambiente della Camera, dopo essere stata approvata in Consiglio dei Ministri nello scorso aprile, per permettere ai pescatori di portare in porto quei rifiuti che pescano garantendo il loro smaltimento gratuitamente. Ecco, questa è una cosa che si doveva fare entro la scorsa estate, speriamo che si possa fare entro l'inizio del prossimo anno per fare in modo che l'estate 2020 sia la prima estate in cui i pescatori possono fare gli spazzini del mare. Quindi non abbiamo più scuse per salvare il nostro mare, adesso va fatto un passo in avanti essenziale, importante. Noi abbiamo in Italia approvato alcune leggi prima dell'Europa, la legge sui sacchetti di plastica è entrata in vigore nel 2011, grazie alla quale abbiamo ridotto del 60% l'uso di sacchetti di plastica in Italia in soli 6 anni, l'Europa poi ce l'ha copiata dopo con la direttiva europea sui sacchetti. Abbiamo già approvato in Italia il bando sui cotton fioc che è in vigore dal 1 gennaio, che non possono essere più fatti in plastica tradizionale, e dal 1 gennaio 2020 in Italia non sarà possibile più produrre prodotti cosmetici da risciacquo con le microplastiche all'interno, dentifrici piuttosto che le creme per lo scrub per la pelle. Allora l'Europa ha copiato anche queste norme italiane, ne ha aggiunte altre, perché nella direttiva europea sulla plastica monouso ad esempio c'è il bando per la produzione di plastica dei bicchieri, dei piatti. Ecco, noi dobbiamo al più presto recepire questa direttiva europea per aumentare il numero dei bandi per gli oggetti in plastica usa e getta, perché sono quegli oggetti in plastica che utilizzati per pochi minuti, a volte per pochi secondi, quando rimangono nell'ambiente per decine o centinaia di anni. Ecco, grazie ai bandi si mette in campo un'innovazione tecnologica, innovazione industriale, e poi i cittadini riescono anche a cambiare le abitudini. Una buona parte di queste diciamo attività, e soprattutto per quanto riguarda le buone azioni, devono partire da chi vive il mare, e voi avete fatto un decalogo su questo, delle regole da seguire per rendere le nostre barche plastic free. Sì, la consapevolezza dei pescatori o comunque di chi ovviamente utilizza dei natanti anche per scopo ricreativo o turistico sta aumentando. Bisogna fare un lavoro molto importante però, perché il mare sembra che nasconda, in realtà il mare diciamo accumula i rifiuti che vengono smaltiti. Devo dire che il mondo della pesca, dei pescatori professionali sta acquisendo sempre di più questa consapevolezza. Noi abbiamo grandi rapporti
rapporti con alcune marinerie, ad esempio quella di Manfredonia in provincia di Foggia, con cui facciamo un lavoro ad esempio per salvare le tartarughe che loro tirano via dalle reti, che rimangono ferite, che se vengono di nuovo ributtate in mare rischiano di morire. Ecco, con il nostro centro di recupero tartarughe a Manfredonia, grazie al lavoro dei pescatori abbiamo salvato 1500 esemplari in 10 anni che abbiamo restituito al mare. E ci segnalano quegli stessi pescatori la quantità di plastiche delle calze, che sono quelle reti che vengono utilizzate per la mitilcultura. Ecco, bisogna fare un grande lavoro tutti insieme, pescatori, mitilcultori, gli allevatori che operano in mare, perché insomma queste categorie professionali devono essere completamente e totalmente sensibilizzate, perché anche da parte loro può arrivare un contributo importante. L'80% dei rifiuti in plastica presenti in mare arrivata dalla terraferma, dalla scorretta gestione dei rifiuti della terraferma, il 20% arriva dalle operazioni che sono in mare, e quindi pescatori e allevatori possono dare un contributo per ridurre quel 20% residuo.